Dobbiamo fare la flessione uniforme. Allora, nella sezione abbiamo preso una sezione, abbiamo scelto il centro d'area e abbiamo scelto due assi. Allora, notate che fra poco avremo pesantemente bisogno del centro d'area. Nel senso, avremo pesantemente bisogno dell'ipotesi che l'origine degli assi sia il centro d'area della sezione. L'asse X1 e l'asse X2 sono due assi principali. Vi ricordo che un asse principale, una coppia di assi principali è caratterizzata così: integrale su tutta la sezione di x1 per x2 deve fare 0, cioè il momento misto di inerzia è nullo. Allora, come vi ho detto più di una volta, assegnato una sezione, questo è un esercizio che forse avete fatto troppo tempo fa, ma nel capitolo di preliminari di Andrea Oss questi conti sono fatti completamente. Data una sezione, esiste sempre il suo centro d'area, e data una sezione esistono sempre almeno due assi principali ortogonali fra di loro. Ma ce ne potrebbero essere più di uno. Ora non so se vi rendete conto che, se io ovviamente non lo so disegnare bene, ma se avete una circonferenza, tutti gli assi sono principali. Quindi dire che esistono almeno due assi principali non significa dire che ce ne debbano essere solo due. Ci sono delle situazioni in cui gli assi principali, in coppie di assi principali, e sì, ce ne sono infiniti, infinite possibilità di scelta. In generale ce ne sono almeno due. Ok, allora, ovviamente, e qui arriviamo, nella tradizione della scuola di ingegneria, il calcolo degli integrali doppi è la definizione di integrale doppio, e il calcolo degli integrali doppi, questa è una questione abbastanza delicata che viene affrontata nei corsi di analisi. Alla fine uno dovrebbe essere in grado di calcolare questi integrali doppi e altri integrali doppi che ci serviranno fra poco, cioè questo e questo, sulla sezione. Questi sono i momenti di inerzia, cosiddetti momenti di inerzia della sezione rispetto all'asse. Vedete, questo è rispetto all'asse x2 e questo è rispetto all'asse x1. Perché? Perché x1, che è questa proiezione, che se prendete un punto di coordinate x1 e x2, questa è la coordinata x1, questa è la coordinata x2. X1, la prima coordinata di un punto, è la distanza di quel punto dall'asse 2. Quindi, se volete, questa è una specie di media della distanza del generico punto della sezione dall'asse 2. Quindi questo viene detto momento di inerzia principale della sezione rispetto all'asse 2.
Ora, che questo non sia un problema, non sia una questione semplice, e che questo sia un problema serio, è dimostrato dal fatto che riguardo la flessione uniforme, un uomo dalla grande intelligenza che si chiamava Galileo non sia riuscito a trovare neppure un risultato giusto. Lo studio della flessione dovuto a Galileo è uno studio che ha portato a sole affermazioni sbagliate. Il tentativo di Galileo di studiare il problema della flessione è stato un fallimento totale. La ragione vera, profonda, per la quale Galileo non è riuscito a capire nulla del problema della flessione è che lui non sapeva calcolare l'integrale. Quindi non è che un uomo o una donna completamente sprovvisto delle idee fondamentali di analisi 2 può fare questa cosa da solo. Non ce l'ha fatta Galileo, guardate, più intelligente di Galileo è difficile. Senza una conoscenza pregressa della teoria dell'integrazione, quello che stiamo per fare diventa impossibile. E un integrale non è una macchia su un foglio. Questo oggetto si produce con le somme di Riemann, come limite di somme di Riemann. E questo oggetto si calcola col teorema di Fubini. Abbiamo supposto di avere un cilindro di Semmeran della forma che abbiamo prescritta, di sezione generica. Abbiamo scelto l'origine, quindi l'asse X3 e l'insieme dei centri d'area di tutte le sezioni. Abbiamo scelto un momento, due assi principali di inerzia, li abbiamo chiamati x1 e x2. Dopodiché facciamo l'ipotesi di Clebsch-Semmeran rinforzata. Quindi questa è la formula 1, non vedo la pagina, a pagina 25. Supponiamo T1, T2, 0, sigma è una forza per unità di area, però stavolta sigma la scriviamo così. Sigma è una funzione lineare della sola variabile x2. Quindi quello che dobbiamo capire è questa cosa, ovvero questa è un'ipotesi. Questa ipotesi potrebbe portarci da nessuna parte, ancora una volta. Fra poco, diciamo, se riusciamo ad andare avanti per un'oretta, scopriremo che questa ipotesi è fondata, nel senso che c'è un campo di spostamenti che produce una deformazione. Deformazione che sostituite nell'equazione costitutiva dei materiali omogenei isotropi vi dà questo stato di tensione, e questo stato di tensione è bilanciato dalle forze che uno immagina applicate nel problema semi-inverso di Semmeran. Quindi questa ipotesi che il povero Galileo non è riuscito a formulare, questa perché il povero Galileo, ora vi faccio vedere, aveva supposto un campo di forze di contatto completamente irrealistico. Questa ipotesi semi-inversa vi produce delle soluzioni congruenti e bilanciate. Guardate, questo fatto che io ribadisca congruenti e bilanciate serve a farvi capire che tutte le ipotesi che uno fa le deve confrontare con la teoria. Non è che uno si alza una mattina e assegna un campo di azione di contatto. Il campo di azione di contatto all'interno di un corpo è l'insieme delle forze per unità di area che sono applicate attraverso un taglio di coscienza. Ci sono dei campi di azione di contatto che non sono fisicamente ammissibili. Cioè, ci sono dei campi di azione di contatto che non hanno senso, non esistono nella realtà. Vedete, la teoria serve a questo. La teoria serve a distinguere, per esempio, nel caso, la teoria serve a molte cose. La teoria serve a distinguere fra campi
di azioni di contatto realistici e campi di azioni di contatto che non si presentano mai nella realtà fisica, nei fenomeni. Allora, io mi alzo una mattina e postulo qualcosa per un campo, per un tensore degli sforzi. Poi mi chiedo, ma i miei sacri principi, i miei assiomi fondamentali della meccanica sono violati da queste ipotesi che ho fatto? Allora, vi ricordo che dobbiamo verificare due cose. Una la possiamo verificare tutti. Questo campo S deve essere bilanciato, cioè deve valere la legge di bilancio della forza. Divergenza di S più B esterno deve fare 0. B esterno nel problema di SMA è nullo. Devo fare la divergenza di questo signore e devo vedere se è 0. Se per avventura la divergenza di questo campo non fosse 0, il mio tentativo di risolvere il problema della deformazione morirebbe sul nascere, perché non ci sarebbe nessun campo di spostamenti, perché tutti i campi di spostamenti sono di spostamento, sono bilanciati, sostituiti nell'equazione costitutiva per il tensore degli sforzi, la divergenza deve fare 0. Allora, come si fa la divergenza di un tensore? L'abbiamo già visto. Devo fare le derivate parziali della prima riga, è inutile che le faccio, perché la derivata di 0 è 0, e anche per la seconda. Quindi devo fare la derivata di questo rispetto a x1 più la derivata di questo rispetto a x2 più la derivata di questo rispetto a x3. Ma per la nostra ipotesi sigma dipende solo da x2, la derivata rispetto alla variabile x3 di una funzione di solo, della sola x2 fa 0. Quindi almeno sappiamo che questo sistema è bilanciato. Poi ci metteremo un po' di tempo per capire che è anche congruente. Ah, ma non è finita qui. Allora, quello che dobbiamo fare, dobbiamo vedere che il mantello laterale è scarico. Allora, per vedere che il mantello laterale è scarico, dobbiamo fare questa cosa. Applichiamo. Allora, la normale al mantello esterno è N1, N2, 0. E dobbiamo fare il prodotto righe per colonne. Allora, faccio questa riga per questa colonna. 0 per N1 più 0 per N2 più 0 per 0 fa 0. Poi, seconda riga per quella colonna fa 0. Terza riga per quella colonna fa 0. Quindi abbiamo scoperto che per un taglio di Cauchy con normale nel piano della sezione, S applicato ad N fa 0. Quindi in particolare il mantello laterale è scarico. Anche quest'altra condizione è una condizione di bilanciamento. Quindi questa ipotesi non è proprio campata in aria. Vi ripeto, è importante assumere questa forma per sigma. Questa è una formula non scritta molto bene, uno la deve scrivere bene così, cioè uno deve dire l'azione di contatto sigma, la componente 3,3 di S come funzione di x1 e x2 è data da questa espressione semplice. Quindi dipende linearmente dalla sola x2. Va bene, allora abbiamo verificato che è bilanciata. Ovviamente abbiamo verificato il bilanciato con i pezzi delle forze esterne assegnati nel problema semi-inverso. Nel problema semi-inverso le forze applicate su un taglio di Cauchy con normale all'asse x3 non sono assegnate a priori. Vi ricordate? Ce lo siamo detto tante volte. Quindi quando io faccio 0, 0, n3 o 0, 0, 1 ottengo le azioni di contatto su, in particolare sulle basi del nostro cilindro di SMA, e queste azioni di contatto non sono assegnate a priori. Queste azioni di contatto sono una parte del nostro problema
imposto, diciamo, dal tentativo di soluzione di Semmelweis. Allora, facciamo questo prodotto e scopriamo che il risultato è 0, 0 a x2. Quindi la forza applicata sulle facce, sulla base di un cilindro di Semmelweis, è una forza per unità di area che è data da quell'espressione. Allora, è la prima volta, vedete a pagina 26 la figura 1A, poi tentiamo di discutere meglio. Allora, è la prima volta che voi incontrate un campo azione di contatto non costante. Se vedete questa formula, questo grafico, questo è uno schema. Io prendo x2 e x1, prendo l'asse x1, prendo questo quadratino infinitesimo della sezione, questo quadratino infinitesimo della sezione è intorno a un punto di coordinate x1, x2. Quanto dista questo quadratino dall'asse x1? Dista x2. Noi stiamo dicendo che la forza per unità di area applicata su quel quadratino infinitesimo per mezzo delle azioni di contatto, quindi la forza di contatto, la forza per unità di area applicata su questo quadratino, è a volte per x2. Allora, come dovete capire se questa, se vi faccio una domanda, cerchiamo, pensateci due secondi e poi vediamo qual è la risposta. Qual è il punto della sezione che vede una forza per unità di area massima? O se volete, qual è il cubetto infinitesimo che è maggiormente sollecitato da questa espressione per il tensore degli sforzi? Ovviamente dobbiamo prendere il cubetto infinitesimo che ha la distanza dall'asse x1 massima. Più lontano sto e più la forza per unità di area è grande. Allora, ovviamente qui dovrei fare il grafico di una funzione. Non so se avete abitudine, ma io posso avere un piano. Non posso avere. Il grafico di questa funzione è un piano inclinato di A, va bene? È un piano che passa per l'origine, per l'asse x1, e che è fatto da tutte le rette, da tutte rette parallele traslate l'una sull'altra, tutte rette parallele nel piano x3, x2, e tutte le rette traslate, no? Allora, invece di disegnare il grafico di una funzione tridimensionale così complicata, la tradizione vuole che uno prenda questo è l'asse x2 e uno traccia il grafico di questa funzione lineare. Vedete? Questo è il significato di quei grafici che vedete disegnati sulle sezioni. La forza per unità di area dipende linearmente dalla distanza del punto da x3. Vedete, su questa retta avete schiacciato la sezione, perché è l'unica cosa che conta. Vedete, tutti i punti che hanno uguale distanza dall'asse x1 vedono la stessa forza per unità di area. Questo punto qua ha la stessa distanza x2 da questo punto qua dall'asse x1. Quei due punti, quei due rettangolini che ho disegnato, hanno la medesima distanza dall'asse x1. Quindi quei due punti vedono la stessa forza per unità di area, sono tutti punti ugualmente sollecitati.
Allora, se voi immaginate il cubetto infinitesimo generico con lati paralleli a x1, x2 ed x3, il cubetto infinitesimo che si trova qui vede una forza sulla faccia ortogonale a x3 che è dato da a volte per x2. Più lontano questo cubetto infinitesimo è dall'asse x1, è maggiore risulta e maggiore risulta la forza applicata, forza di contatto applicata a questo cubetto infinitesimo. Lo sapete il povero Galileo che ipotesi seminversa aveva fatto? Il grafico della sigma Galileo l'aveva immaginata così. Aveva immaginato una sigma costante dal lato di sopra e costante dal lato di sotto, e i due valori erano diversi. Signore, questa ipotesi seminversa non verifica il bilancio, addirittura qua la derivata non sapete neanche come farla. Provate a fare derivata di questo in zero, non significa nulla questa derivata. Questo, diciamo, la conta vi dà un'informazione secondo me abbastanza precisa del fatto che il povero Galileo non è che non sapesse fare gli integrali, sapeva fare anche le derivate, in realtà non le sapeva fare, non aveva idea di che cosa fosse il limite del rapporto incrementale. Quindi tutto l'apparato teorico che è stato sviluppato successivamente lui non aveva nessuna idea. Così poi vi dirò alla fine che se fate questa ipotesi seminversa commettete un errore per delle sezioni semplici del 300% rispetto alla rigidezza flessionale, quindi sballate completamente. Ma l'errore più grande è che voi vedete come è sollecitato l'asse x con 1, un cubetto infinitesimo sull'asse x con 1 con l'ipotesi, questa ipotesi qua è detta ipotesi o formula di Navier. Questa formula dice che quando x2 è 0 il cubetto infinitesimo non è sollecitato, e che il cubetto infinitesimo più sollecitato è quello più lontano dalla sezione. Se fate un'ipotesi alla Galileo fate questa sgradevole scoperta che tutti i cubetti infinitesimi da un lato e dall'altro lato sono sollecitati nello stesso modo. Ovviamente l'unico modo per approssimare bene un andamento così è prendere questo valore medio. Quindi voi che fate? Sovrastimate da questo lato l'azione di contatto. Un cubetto infinitesimo non sollecitato, dite che è sollecitato con una certa sigma. Questo non è grave, ma quello che è grave è che qui sottostimate pesantemente l'azione di contatto. Quindi dite che un cubetto infinitesimo è sollecitato meno di quanto in realtà lo sia effettivamente. Quindi voi avete dei cubetti infinitesimi il cui stato di tensione viene drasticamente sottostimato, ed è per questa ragione che la cosiddetta soluzione di Galileo del problema della flessione non ha assolutamente nessuna utilità pratica. Cioè, non solo non valgono leggi bilancio le forze dei momenti, non solo non è congruente, ma addirittura vi dà un errore molto serio nella stima delle azioni di contatto. Quindi è veramente un macello. Va bene, allora a questo punto possiamo dire che l'azione di contatto, ovviamente dovremo dimostrare che questa particolare data dalla formula E sia bilanciata, l'abbiamo vista, dovremo vedere che è congruente. Allora, la forza GL, questa è la formula 3, la forza GL è uguale ad A x2 per E3. Quindi la forza di contatto sulla faccia
sulle basi, su tutte le sezioni del nostro cilindro di Sennerà è data da questa formula. Vedete, questo è un vettore, e 3 è un vettore, e questo è uno scalare. L'andamento di questa GL è data così. Ora noi diamo per scontato il fatto che uno sappia trovare la risultante di una distribuzione di forze per unità di area. Vediamolo piano piano sto fatto. Allora, questa è una forza per unità di area. È una forza particolarmente mansueta perché non ci sono forze di taglio. Vedete, la forza per unità di area è parallela alla normale del taglio di Cauchy. Va bene? Dobbiamo calcolare l'integrale sulla sezione, cerco di usare la stessa nomenclatura loro, DL di GL in de area. Vedete? Questa è la risultante delle forze di contatto sulla sezione DL. Ovviamente, ragazzi, sulla sezione D0 che risultante avremo? Siccome la normale esterna sulla sezione D0 è meno 1, GL sarà meno GL in 0 e meno GL, G0 è meno GL. Eh? Quindi per come abbiamo costruita l'azione di contatto, la risultante sulla faccia 0 delle forze esterne è opposta alla risultante delle forze esterne sulla faccia L. Quindi il sistema è globalmente bilanciato. Ci siamo? Quindi anche se A non è determinato, quindi questa formula, che è vera per il generico A, A può essere una costante qualsiasi, questa formula vi dice per ogni A la forza sulla faccia 0 è opposta alla forza applicata al mondo esterno sulla faccia L. Quindi il sistema risulta bilanciato. Completamente bilanciato. E notate, abbiamo trovato un sistema, un insieme di forze di contatto completamente bilanciato perché abbiamo parametrizzato tutto per mezzo di A. Vabbè, vedremo pure per il momento. Comunque, quanto varrà l'integrale di GL in de area? Io spero che voi abbiate, ce lo siamo detti tante volte, questo integrale che significa? Io prendo la sezione, la suddivido in tanti rettangolini, considero la forza su ognuno di questi rettangolini, faccio la somma sui rettangolini, mando la taglia dei rettangolini a zero, ottengo l'integrale. Quindi questa cosa non è una formula matematica campata in aria, questa è la formula che fisicamente è più ragionevole. Questa definizione della risultante di una distribuzione di forze di unità di area è l'unica possibile nel nostro contesto. Calcolare questa integrale è particolarmente semplice. Qual è la componente 1 di GL? 0. L'integrale di 0 fa 0. Qual è la componente 2 di GL? 0. Rimane solo la componente 3. Quindi questo integrale ha componenti 0, 0, e poi rimane da calcolare l'integrale sulla sezione DL di x2, a esce fuori dal segno di integrale, in de area. Allora, tanto per capirci, io ora per fare il passaggio successivo ho bisogno di un secondo, così capiamo perché le scale dei tempi qualche volta non coincidono. Ho bisogno di un secondo perché? Perché io la teoria dell'integrazione e la definizione di centro d'area l'ho digerita a suo tempo. Allora, perché è
0 pure quest'altro integrale? Perché il baricentro è stato definito come quel punto che ha per coordinate il valore medio delle coordinate dei punti della sezione. Insomma, x1 del baricentro, x2 del baricentro sono state definite come l'integrale di x1 in de area diviso area della sezione integrato sulla sezione D e 1 sull'area dell'integrale su D di x2 de area. Come vedete, già ci abbiamo messo 2 minuti, ora ci metteremo altro tempo. Questo è il valore medio della coordinata 1 sulla sezione e questo è il valore medio della coordinata 2 sulla sezione. Il baricentro è stato definito così. Visto che noi abbiamo provvidamente scelto il baricentro delle nostre sezioni, il centro d'area della nostra sezione, come origine, questi integrali fanno 0. E quindi questo signore si annulla. Va bene? Quindi che cosa abbiamo scoperto? Abbiamo scoperto una cosa interessante. La cosa interessante che abbiamo scoperta è che la risultante delle azioni di contatto nella flessione uniforme del problema di Sandringham fa 0. Le azioni di contatto sulle basi è nulla. La risultante delle azioni di contatto sulle basi è nulla. È finito? No, perché dobbiamo trovare i momenti risultanti. I momenti risultanti come si trovano? Il momento risultante vi ricordate che cosa abbiamo detto tanto tempo fa? Avevo detto che il momento di una distribuzione di forze a priori varia al variare del polo. Vedete? Questa è una cosa che ci serve ora, almeno ora, ci è servita, ci serve ora. E questa cosa l'abbiamo fatta qualche mese fa. Se io ho una distribuzione di forze, in generale il momento di questa distribuzione di forze dipende dal polo. E abbiamo trovato pure come dipende dal polo. Se uno cambia il polo, la differenza dei momenti dipende dal vettore risultante, vettore la distanza fra i poli, la vettore differenza fra i poli. Ma quanto vale la risultante della distribuzione di forze che abbiamo appena introdotta? 0. Allora, questa distribuzione di forze ha un momento indipendente dal polo. Ullala, è una coppia, l'avevamo chiamata coppia. Quindi io che prendo, mica mi metto a soffrire inutilmente, sceglierò il polo proprio nel centro d'area per avere facilità di coppia. Devo fare R, la posizione del generico punto P, vettore G di L nel punto P, questo è il momento della forza per unità di area in de area, quindi devo calcolare questo integrale. Allora, una cosa che ho scoperto con un certo dispiacere è che circa il 70% degli studenti all'esame non riesce a dedurre da questa formula, vedete la formula 4B pagina 27, non riesce a dedurre da questa formula che ho appena scritto, che sta al primo membro della 4B, non riesce a dedurre la formula al secondo membro della 4B. Allora, non c'è niente di male, ma poniamoci il problema di come dedurla. Ecco, il lavoro che dovete fare è questo. Vedete la formula 4B, non capite come si passa dal primo al secondo membro. Che dovete fare per ricostruire? Dovete andare a vedere dove è stato definito il prodotto vettore fra due vettori
e dovete calcolarlo. Ci mettete mezz'ora, ci mettete un'ora, ma voi i prodotti vettori li sapete fare. Allora, R come è fatto? R è fatto così. R è fatto da x con 1 e con 1 più x con 2 e con 2. GP, GL è fatto così. Quindi GL è fatto da A x2 per E con 3. Come faccio il prodotto vettore tra questi signori? Allora, devo fare. Vediamo. X1 E con 1 più X2 E con 2 vettore A X2 E3. Come si fa sto conticino? Il prodotto vettore, vabbè, ovviamente qui, se mi vedesse la mia professoressa in matematica sarebbe incazzata, perché uno deve usare il simbolo diverso per X, perché se no si confonde col per. Allora, io devo fare E con 1 per E con 3. Va bene? Io mi ricordo sempre con la regola della mano destra. E con 1, E con 2, E con 3 viene fuori. Quindi E con 1 per E con 3 è meno E con 2. Quindi meno E con 2 che moltiplica a X1, X2 più E con 2 per E con 3. E con 2 per E con 3 fa E con 1 più E con 1 che moltiplica a X2 quadro. Quando faccio questa integrale, allora che ottengo? Componente 3, 0, non c'è. Quindi questo c'ha componente 3, 0. Componente 1, l'integrale di x1, x2. Avete capito perché abbiamo scelto come asse x1, x2 un asse principale di inerzia? Per non avere questa componente che ci disturba, e quindi questo è 0. E poi la stessa ragione, cioè non è la stessa ragione, è una ragione analoga a quella che ci ha indotto a scegliere come origine il centro d'area. Abbiamo scelto come origine il centro d'area per non avere la risultante nel passaggio precedente, per avere risultante. Vedete, ho commesso pure io l'errore. Non avere risultante non significa nulla. Per avere risultante nulla. Che ci rimane qua? Ci rimane, vabbè, ho detto una cosa sbagliata. E 0 qua su E con 2. Va bene? Ah, e quindi l'unica cosa che ci rimane E con 3 è 0. E con 2 è 0, perché l'integrale di x1 per x2 fa 0, perché il momento di inerzia è 0. Che mi rimane? Mi rimane A integrale di x2 quadro sulla sezione D, che è la componente E con 1. Va bene? Ecco qua. Siamo pronti a scrivere la famosa formula di Navier. Ragazzi, io spero di arrivare alla fine della lezione, entro la fine di questa lezione, se no faremo entro la fine della prossima. Voglio dimostrarvi una cosa che non tutti gli ingegneri sanno o vogliono sapere. Prima della teoria di Saint-Venant, le travi a doppio T non esistevano. Se qualcuno si vuole porre per forza il problema, ma a che serve tutto questo? La risposta è questa: serve a inventare la trave a doppio T. La trave a doppio T prima della teoria di Saint-Venant non esisteva.
ed è stata inventata sulla base della formula che stiamo per scrivere. Allora, quanto vale la coppia flettente? M2 è 0, M3 è 0, le componenti di M su 2 e su 3 sono 0, ed M1 è dato da A volte il momento di inerzia rispetto all'asse 1, che per tradizione si chiama J, ma io ed Andrea Osso siamo cattivi e l'abbiamo chiamato I con 1. È il momento di inerzia rispetto all'asse 1. Quindi, se chiamiamo quell'integrale I con 1, voi avete quella che si chiama formula di Navier, M1, cioè la coppia flettente, uguale ad A per I con 1. Va bene? Poi vedremo che cosa ce ne facciamo di questa formula. Anzi, lo vediamo subito che ce ne facciamo questa formula. Non voglio seguire pedissequamente l'ordine delle formule su questa paginata. Da questa posso dedurre che A è uguale a M1 su I con 1. Quindi A, posso prenderla qui, sostituirla, e al posto di A posso mettere M1 su I con 1. Allora, a voi sembra che non abbiamo fatto niente. Guardate, voi quando vedete una formula, soprattutto se ha un nome, questa è formula di Navier, vi devono suonare le campane in testa, dovete dire perché l'hanno chiamata col nome di uno, della serie. Perché Navier deve essere così vanaglorioso da prendere una formula e brigare per dargli il suo nome? Ragazzi, questa formula qua, che è stata ottenuta facendo due integrali e un prodotto vettore, questa formula è una formula importantissima. Lo sapete perché? Allora, prendete una sezione. Sapete calcolare il momento di inerzia di questa sezione? Se uno calcola l'integrale di x2 quadro, sì. Quindi, I con 1 è una proprietà geometrica della sezione. Poi, M1 che cos'è? È la coppia flettente che il mondo esterno va ad applicare a quella sezione. Va bene? Mi chiedo come si distribuisce tutta la coppia flettente applicata sulla base punto per punto nella sezione. Galileo diceva che si distribuiva in un modo, Cauchy diceva che si distribuiva in un altro modo, quello di Navier ha capito che la forza per unità di area su una sezione di una trave che verifica tutte le ipotesi di Semmelin si distribuisce, forza per unità di area, in questo modo qua. La forza per unità di area dipende linearmente dalla distanza dall'asse x con 1, e il coefficiente di questa relazione lineare si calcola come? Facendo il rapporto fra la coppia complessiva applicata alla sezione diviso il momento di inerzia. Ragazzi, una formula del genere l'abbiamo già incontrata nell'estensione estensione-compressione. Se io ho una risultante n, come si suddivide n su tutta l'area? Siccome sigma è uniforme, quella formula là era facile da trovare. Se n è la risultante, sigma è n diviso l'area. Quindi ogni area vede la stessa, ogni area infinitesima vede la stessa forza. Invece la coppia flettente
risultante M1 si ripartisce sulla sezione secondo la formula di Navier. Io non ci credo che non ci potete arrivare da soli a fare queste considerazioni leggendo questo libro. Le dovete fare ovunque appaiano delle formule che vi intrigano. Sicuramente lo dovete fare per tutte le formule che hanno un nome. Va bene. Ok. Allora, a questo punto, che dovete fare? Facciamo un salto indietro e andiamo alla formula 2. La formula 2, vi dico come si trova e voi la trovate. Non mi metto a fare i conti, anche perché l'ultima volta che ho fatto il conto ho sbagliato un segno e ho trovato dei moduli di prof sono sempre positivi. Vi ricordate? Allora, se io ho S, ora S l'ho trovata ed è data da questa formula qua, MI M1 su I con 1 per I con 2. Questa è S, il tensore degli sforzi. Allora, che devo fare? Devo scrivere l'equazione costitutiva. S uguale 2 mu E più lambda traccia di E per l'identità. E devo invertirla, secondo il procedimento che già vi ho mostrato. Devo invertirla e devo trovare E grande. Quindi assegno S e trovo E grande. Che cosa trovo? E grande, questa è la formula 2, è uguale a meno nu A sul modulo di Young per x2 0 0 0 meno nu A sul modulo di Young per x2 0 0 0 A su y per x2. Ci ha portato una formula che assomiglia molto a quella della estensione. Allora, deformazioni al taglio, cioè E1,2, E1,3 e 2,3, continuano a essere nulle. Quindi il cubetto infinitesimo, anche nella flessione, come nell'estensione, dopo la deformazione vede gli spigoli a due ortogonali. Non è successo nulla agli spigoli, gli spigoli rimangono ortogonali. Questi spigoli si allungano o si accorciano. Allora, A abbiamo detto che è M1 su I con 1. Va bene? Quindi questo A può essere A, scusate, I con 1 è l'integrale di x2 quadro, quindi solo positivo può essere. Va bene? Quindi M1 o è positivo o è negativo. Quindi A o è positivo o è negativo. Allora, quando il modulo di Young è positivo, x2 può essere positivo o negativo a seconda che se state da un lato o dall'altro lato nella sezione rispetto all'asse x con 1. Per semplicità mettiamoci dal lato delle x2 positive. Quindi che succede? Dal lato delle x2 positivo, E3,3 è positivo se M1 è positivo. Che significa? Che se inflettete con un M1 positivo, questi cubetti infinitesimi si allungano. Non so se qua c'è un grafico. Mi pare di no. Quindi E33 E33 in opportuna ipotesi
Sì, vabbè, poi lo vedremo a pagina 35. Inopportuna ipotesi E3-3 per alcune fibre è positivo. Le fibre per cui E3-3 è positivo si chiamano fibre tese. Sono i cubetti, le fibre tese sono quei cilindretti di Saint-Venant presi dal lato opportuno di x1 in cui tutti i cubetti infinitesi si allungano. Quelle sono le fibre tese. Va bene? Ovviamente dall'altro lato dell'asse x1 le fibre saranno compresse perché è 3-3 sacco. Ma c'è l'effetto Poisson. Allora, nu è un numero positivo. Se A è positivo, nu è un numero positivo. Se nu è positivo, allora allungate il cubetto infinitesimo nella direzione 3 e questo si accorcia nella direzione 2 e 1. E come si accorcia? È 1, 1 ed è 2, 2 sono uguali. Quindi si accorcia in maniera uniforme nelle direzioni 1 e 2. Vedete ragazzi, io non è che me la devo preparare questa lezione, basta che leggo le formule. Dovete, questa è una. Mi rendo conto, è un problema. Dovete fare la traduzione simultanea delle formule in linguaggio corrente. Questo significa avere il senso fisico, capire che significa, che fenomeni ci sono, che fenomeni sono descritti a partire dalle formule che stiamo considerando. Se nu è negativo invece, cosa che abbiamo stradetto essere possibile, che succede? Che le fibre tese si allungano e si allargano pure nella direzione ortogonale agli allungamenti. Va bene? Ecco, a questo punto vi prego di fare questo esercizio. Se avete dei problemi dovete chiedercelo. A questo punto andate a pagina 35. Dietro E ci sarà mai un campo di spostamenti il cui gradiente parte simmetrica produce questa E? Insomma, il nostro campo di tensori degli sforzi è congruente? Allora, la risposta che è data a pagina 35, la risposta è sì. Allora, voi potete leggere, vi prego, non fate questa scelta, potete leggere questa appendice così. Prendete la formula 1A, 1B, 1C, che è un campo di spostamento. Notate che W2, W1 e W3 sono un atto di moto rigido. Quindi se fate il gradiente e la parte simmetrica, questa roba scompare, no? Questo ce lo siamo già detti almeno due volte. Allora, se prendete 1A, 1B e 1C a pagina 35, fate, vedete, è il campo D1, D2, D3, è il campo degli spostamenti. Come si costruisce il gradiente? Dovete fare D1 in DX1, D1 in DX2, D1 in DX3. Fate la stessa cosa per D2, fate la stessa cosa per D3. Avete una matrice, poi fate la trasposta, sommate al gradiente di D il gradiente di D trasposto, dividete tutto per 2, troverete questa E. Quindi una prima procedura che potete considerare, e questa è diciamo la parte obbligatoria, è fare le derivate di 1A, 1B, 1C e verificare che queste derivate vi producono E. Quindi ai fini di tutte le nostre preoccupazioni questa E è congruente. Però uno potrebbe anche cercare di mettersi nei panni di Saint-Venant guardava queste cose e non sapeva la soluzione. Vabbè, come si fa a trovare questo campo D a partire da questa matrice E? Dalla definizione. Chi è E11? E11 è D1 in DX1 più D1 in DX1 diviso 2, cioè questo è D1 in DX1. Poi dovete mettere pure le derivate miste lì,
scrivete 6 equazioni differenziali a derivate parziali con 3 zeri e i 3 elementi della diagonale principale. Vi preoccupate? No! E perché? La primitiva di un polinomio si sa sempre calcolare. Quindi le primitive di... questo è un polinomio lineare, quindi le primitive le sapete calcolare. Anzi, scusate, se il gradiente di un campo è un polinomio di primo grado, questo campo che può mai essere? Un polinomio di secondo grado. E infatti, che cosa vedete a pagina 35? Vedete che D2 è un polinomio di secondo grado, D1 è un polinomio di secondo grado, D3 è un polinomio di secondo grado. Va bene? Quindi alla fine scoprite come sono fatti i campi D1, D2 e D3. Allora, guardate la figura 11. Se guardate la figura 11, guardate, la lettura della figura 11 è suggestiva. La lettura della figura 11 vi fa capire che succede. Tra l'altro, se avete una gomma da cancellare sufficientemente lunga, che non sia un mozzicone, e la inflettete, la vedete proprio la figura 11. Allora, che cosa dice la figura 11? Allora, cominciamo a guardare la figura 11b. La figura 11a vi dice che cosa, come avete scelto M1. Vedete, M1 è scelta in modo da essere... avete la freccia della coppia applicata alla destra che va dentro il foglio, la freccia che applicate sulla sinistra che esce fuori dal foglio. Vi ricordo che quando rappresentate così una coppia, la coppia flettente ha una componente nel piano ortogonale al piano del foglio nella direzione del pollice. Questa è la regola della mano destra, perché noi facciamo i prodotti vettori con la regola della mano destra. Quindi, se inflettete come specificato nella figura A la vostra trave, allora guardate un po' che succede alla sezione. La sezione rimane piana. Perché rimane piana? Guardate D3. Se guardate D3, che è la figura 1, è la formula 1C, ora ve la scrivo. D3, eccola qua, è uguale a M1 Y I con 1 X2 X con 3. Allora, una sezione è caratterizzata da un certo valore di x con 3. Va bene? Quindi tutti i punti su una sezione hanno un valore fissato di x con 3. Quindi che succede a D3? D3 dipende linearmente da x2. Quindi una sezione che era piana all'inizio, se questa è l'asse x1, dopo l'applicazione delle coppie rimane piana e ruota intorno l'asse x con 1. Vedete, più vi allontanate da x con 1, più va avanti. Questo ovviamente è un atto di moto rigido, ruota, quindi è un atto di moto infinitesimo rigido, ruota intorno a x con 1. Quindi le sezioni che erano piane prima della deformazione rimangono piane dopo la deformazione, ma nel piano cambiano forma. Allora, come vedete nella figura 11 c'è il rettangolo tratteggiato, non provo a farlo, questo disegno non lo so fare, c'è il piano, la sezione tratteggiata che è la forma della sezione prima della deformazione. Quando si deforma, vedete, l'asse x con 1 diventa quell'arco di curva con la concavità verso il basso. Le due rette piane che chiudono quel rettangolo prima della deformazione ruotano.
si stringono da sotto e si allargano da sopra. La curva, il segmento di retta del piano superiore si curva con la concavità verso il basso, eppure la curva di sotto si curva con la concavità verso il basso. Ah, questo fenomeno si chiama fenomeno di curvatura anticlastica. Se voi inflegno che voi vedrete fare spesso e che dovete interpretare alla luce di quello che vi ho detto, vedete, questa è una rappresentazione schematica delle azioni di contatto sulle facce terminali della sezione. Questo significa che G con L e G con 0 dipendono linearmente da X2. Questo grafico a triangolo significa così. Nella formula, nella figura 2, vedete, sotto c'è un disegno, ovviamente di questo tipo. Dice, se io invece di avere quella distribuzione lineare di forze, ho forze per unità di area, ho quest'altra distribuzione lineare di forze, ho tracciato il grafico. Ovviamente uno deve fare attenzione e deve fare sì che il momento risultante, non so, deve fare sì che la risultante di queste forze faccia zero, e questo è banale, no? Se uno mette questa gobba simmetrica rispetto a quell'altra, la risultante di questa distribuzione di forze è zero. Ma non solo, deve fare in modo che il momento risultante di questa distribuzione di forze sia uguale al momento risultante di quest'altra distribuzione di forze. L'azione di contatto sulle facce laterali del cilindro di Semmering, nel caso A e nel caso B, sono delle distribuzioni di forza diverse. Che significa questo? Questo significa che la deformazione del cilindro di Semmering con queste azioni di contatto, che sono le azioni di contatto esterne della soluzione di Semmering, e con questa azione di contatto, queste due deformate sono diverse, perché le forze applicate sono diverse. Lontano dalle basi, però, per il principio di Semmering, le due travi si deformano nello stesso modo. Quindi vicino le basi ci sarà una differenza fra la deformazione indotta da questa distribuzione di forze e la deformazione indotta dalla distribuzione di forze di Semmering, ma lontano dalle basi la deformazione è la medesima. Quindi, se qualcuno di voi si fa venire un dubbio, ed è giusto che se lo faccia venire, cioè io sto progettando questa precisa trave. Questa precisa trave che sto progettando io ha delle forze applicate sulle basi che non sono fatte così. E perché il mondo, insomma, voi prendete una trave, la incastrate a un pilastro. Che ne sapete che il pilastro esercita su quella trave esattamente questa distribuzione di forze? Non avete assolutamente nessun modo per controllarlo. Alla legge di bilancio della forza dei momenti per i corpi globalmente, al più potrete accedere alla coppia risultante applicata, cioè all'integrale di R vettore GL. Quindi individuate la soluzione di Semmering che corrisponde a quella coppia. A questo punto voi avete una distribuzione, virgolette, reale, la vera azione che la trave vede dal pilastro, e poi avete la soluzione approssimata di Semmering. Ovviamente vicino all'incastro, vicino al vincolo che avete applicato a questa trave,
la soluzione, la deformazione della trave non è quella prevista dalla soluzione di Semmering, solo lontano è quella prevista dalla soluzione di Semmering. Ci siamo? Ah, quindi uno, vabbè, esistono vari modi per ovviare a questo problema. Il modo più utilizzato è questo: se proprio non riesco a sapere cosa succede, progetterò la trave così, faccio le sezioni più grandi verso l'incastro, in questo modo sovradimensiono la resistenza nella parte dell'incastro verso la della trave verso l'incastro, e così mi metto all'altro della sicurezza. Un'altra possibilità, se uno non vuole o non può cambiare la sezione così, è quello di usare visual nastran. Vabbè, visual nastran è un modo brusco per dire. Uno che fa? Usa la teoria del continuo di Cauchy tridimensionale, quella che abbiamo sviluppata nelle ultime lezioni, e che fa? Qui ci applica una distribuzione di forze che si avvicini a quella reale, e qui applica la soluzione, la distribuzione di forze di Semmering, e quindi vede come si deforma qua sotto quel tratto di trave che vede da un lato Semmering e dall'altro lato una distribuzione di forze che si avvicini a quella reale. E quindi uno trova come si deforma qui e cerca di capire se questa parte della trave si deforma così tanto da avere dei punti in cui si rompe. Non verifica i criteri di resistenza. Già questa seconda strategia è praticabile solo da poco tempo. Va bene? Quindi la soluzione di Semmering, vabbè, poi esistono anche dei modi alternativi, questo l'ho visto. Poi negli Stati Uniti e in Europa ci sono diverse strategie. Uno può anche mettere molti più ferri qua, cioè la sezione è uguale geometricamente la medesima, e poi qui ci mette più ferri. Va bene? Ok, allora questa è la prima osservazione. Ora però siamo pronti a risolvere il cosiddetto problema della identificazione della rigidezza flessionale. Questo problema già l'abbiamo studiato nel problema della estensione. Allora, ribadisco, perché dovete capirlo come si deve questo fatto, questo punto vi deve essere chiaro. Tra l'altro, se avete cominciato a smanettare con SAP, ecco, voi che avete fatto? SAP, spero che ne siate resi conto. SAP che fa? SAP utilizza la teoria di Eulero, è la trave di Eulero, forse della trave di Moshe. Insomma, per SAP ogni sezione rimane sostanzialmente rigida, è poco deformabile, e scrive le equazioni che abbiamo, utilizza le equazioni che noi abbiamo trovato di Eulero. Però SAP vi dà i numeri, applicate una data forza per un'unità di linea, quello vi dice di quanto si sposta un punto, di quanto si sposta un altro punto, vi scrive le caratteristiche di sollecitazione. Insomma, SAP KM, KT e KN li usa, li conosce, li accede al valore di queste rigidezze. Quindi non usa solo la teoria di Eulero, usa una teoria di Eulero migliorata, stimando questi tre coefficienti. E come li stima? Voi questo l'avete cominciato a fare. Nella mossa d'apertura dell'impostazione di un modello di SAP, il programma ti chiede come è fatta la sezione. Ci
cioè vi chiede di specificare la geometria della sezione. Vi dà una libreria di possibili sezioni, ma voi, se vi metteste di impuntaste, potreste pure tratteggiare, decidere voi completamente la sezione. Poi, in un'altra schermata, vi chiede i moduli di Young e di Poisson del materiale. Veramente, se vi mettete di punta, quello gli potete dare tutti i 21 moduli di elasticità di un materiale con cui volete costituire la trama. Evitiamo di dire questo. Vi chiede i moduli di Young e di Poisson o i moduli di Lamé del materiale che costituisce, e usa una routine interna per dedurre da queste informazioni Km, Kt e Kn. Allora, noi già abbiamo visto come trovare Kn. Se mi date una sezione, il problema di Saint-Venant all'estensione vi dice: dammi l'area, dammi il modulo di Young, ti dirò Kn. Quindi modulo di Young per l'area della sezione è la stima ottenuta per mezzo del problema di Saint-Venant di Kn. Come vedete, usate due teorie: la teoria di Olero da un certo punto di vista e la teoria di Cauchy-Saint-Venant da un altro punto di vista. Quindi questi moduli di elasticità voi ve li ricavate assegnando la sezione della trave e assegnando il modulo di Young del materiale che costituisce. Come abbiamo ottenuto questa identificazione? Abbiamo detto: prendi un tratto infinitesimo di trave. Guardate, questa formula richiede la vostra conoscenza del teorema di Fubini, cioè di come si calcola un integrale triplo calcolando integrali semplici ripetutamente. Allora, l'energia di deformazione di un tratto di trave fra x3 e x3 più dx3, quello è un tratto volumico. Allora, quell'energia volumica si può ottenere prima facendo l'integrale sulla superficie e ottenete una energia di deformazione per unità di linea, e poi eventualmente fate l'integrale di linea. Quindi, in realtà, vi ricordate la formula della flessione M1 quadro diviso Km per un mezzo? Nel libro c'è Bigon 1, ma io questo non seguo Andrea. Questa è la rigidezza flessionale. Vi ricordate, l'energia di deformazione per un tratto infinitesimo di trave di Olero è data da un mezzo Km teta primo quadro. Vi ricordate, questa è l'energia di deformazione. Se usate l'equazione costitutiva due volte, potete esprimere questa energia di deformazione in termini di m con 1. Va bene? Ecco. Una cosa che abbiamo fatta nei preliminari: abbiamo detto, dammi la matrice S, la matrice tensore degli sforzi. Se mi dai la matrice S, ti so dare l'energia volumica del generico di deformazione del generico cubetto infinitesimo. Era un mezzo CE scalare E, oppure un mezzo T scalare E, oppure un mezzo T scalare C a meno 1 E. Scusate, C a meno 1 T. Allora, in una delle formule precedenti abbiamo messo l'equazione costitutiva del materiale isotropo e l'abbiamo espressa in questi termini qua, con i moduli di Lamé.
Va bene? Allora, questo è un conticino che vi ho dato da fare. Come si trova l'energia di deformazione, quindi di un tratto infinitesimo di grave? Dovete fare l'integrale di volume di questa densità volumica. Questo integrale di volume lo potete spezzare come integrale sull'area e poi fate l'integrale di linea. È inutile però che calcoliamo l'integrale di linea, perché questa è una densità per unità di linea di energia. Quindi questa roba è uguale a un mezzo l'integrale sulla sezione generica D di un mezzo T scalare C a meno 1 T, dove T è il tensore dei discorsi, che poi qua abbiamo chiamato S. Beh, quando scrivete l'equazione costitutiva del materiale omogeneo ed isotropo e sostituite l'espressione per S, l'espressione per S chi è? Qua c'è solo S3. Ed S33 l'abbiamo trovato, è A per X2. Ci siamo? Quindi in realtà dovete semplicemente prendere questa espressione per S, sostituirla in questa equazione. Siccome al secondo membro conoscete tutto, perché qui ci sono il modulo di Young, il modulo di Poisson e l'espressione per S33 come dipendenza da X2, invece al primo membro sapete tutto tranne Kn. M1 è quello stesso M1 che sostituito in A vi dà M1 su I con 1. Quindi vedete, M1 si semplifica da primo e secondo membro perché qua apparirà A quadrato. Ci siamo? Allora, questo integrale, usando l'equazione 1, 2, 10, vedete, quindi vi rimanda da dove è venuta questa formula, questo integrale diventa semplicemente un mezzo integrale su D di S3, 3, quadro diviso il modulo di Young. Ragazzi, dovete imparare a capire quando io passo da una formula all'altra avendo detto tutti i dettagli e quando no. Non potete aver capito questo passaggio, ho saltato 10 passaggi, vi ho detto cosa dovete fare, ho detto prendete questa S, prendete la formula inversa dell'equazione costitutiva, fate questo prodotto scalare come abbiamo fatto completamente in una delle prime lezioni su Semenan, fate qualche conticino, troverete questo. Ci siamo? Ecco, benissimo. Allora, S33 è M1 diviso I con 1 per X3. Questi passaggi invece li facciamo tutti nel dettaglio. Quindi questo è un mezzo, M1 e I con 1 escono fuori, quindi abbiamo M1 quadro su I con 1 quadro. Il modulo di Young pure esce fuori. Va bene? E che vi rimane? Vi rimane l'integrale sulla sezione di X2 quadro. Bene? Che è proprio I con 1. Quindi alla fine abbiamo un mezzo M1 quadro, questa qua, poi c'è un I con 1 sopra e un I con 1 quadro sotto e poi c'è pure il modulo di A. Va bene? Allora, questo passaggio da qua a qua non potete averlo capito nel dettaglio, potete solo aver capito le istruzioni, no? L'algoritmo, insomma,
la strategia per passare da qua. Invece, quelli che ho fatto dopo, vi ho detto tutti i passaggini. Che cosa scopriamo? Questa è la cosa veramente rilevante. Scopriamo, vedete, abbiamo al primo e al secondo membro, abbiamo M1 uguale e M1 uguale, quindi M1 e M1 si semplificano. Un mezzo e un mezzo si semplificano. Questa identificazione in energia, ragazzi, questa identificazione in energia è una relazione metateorica, non è un'identificazione che si può fare nell'ambito della teoria di Eulero, né è un'identificazione che si può fare nell'ambito della teoria di Cauchy nella versione Semmenant. Noi stiamo dicendo la teoria di Cauchy e la teoria di Eulero devono, perché è una richiesta che facciamo noi, devono prevedere che l'energia di deformazione di una medesima trave sia la stessa. Cioè noi identifichiamo i parametri della teoria di Eulero con alcuni parametri della teoria di Cauchy Semmenant in modo tale che il modello di una stessa trave nell'ambito della prima teoria e della seconda teoria preveda la stessa energia di deformazione. Quindi diciamo, noi aggiustiamo i parametri delle due teorie in modo da avere la stessa energia di deformazione. Questa è una scelta. È una scelta che ci ha portato fortuna, perché con questa scelta noi riusciamo a usare la teoria di Eulero, che è molto più semplice, ottenendo delle previsioni che sono molto ben rispettate dai fenomeni che osserviamo. Ci siamo? Quindi c'è andata bene questa identificazione, è resa possibile dall'identità, vedete, Km uguale Y per modulo di Young, Y per momento di inerzia, modulo di Young per momento di inerzia. Come si trova la rigidezza flessionale di una trave? Questa formula dice: dammi la forma della sezione, calcola il momento di inerzia di questa sezione, moltiplica questo momento di inerzia per il modulo di Young, troverai la rigidezza flessionale. Dovete costruirla la trave? No. Potete progettare una trave che abbia una data rigidezza flessionale. Se mi dite come è fatto il modulo di Young del materiale e se mi dite come è fatta la sezione, vi dirò come è fatta la rigidezza, qual è la rigidezza flessionale di quella. Nella storia della matematica moderna si parla del problema di Didone. Voi ora vi chiederete che c'entra Didone con la rigidezza flessionale. Ragazzi, abbiate pazienza, fra 10 minuti lo capirete. C'entra. Allora, la tradizione, voi sapete, i matematici greci erano dei grandi pubblicitari, volevano convogliare il loro messaggio usando delle favolette che servivano a rendere pubblico il problema. Allora, il problema di Didone è questo. Ve lo formulo prima in termini matematici, poi vi dico a che serve praticamente. Allora, scelgo una curva di perimetro fissato. Quindi il perimetro è una certa lunghezza fissata. Mi chiedo qual è la curva chiusa di quel perimetro fissato che ha area massima. Ragazzi, la vita è così. L'area racchiusa da una curva chiusa può essere infinito se avete un perimetro. Fate un perimetro enorme e io vi troverò un'area racchiusa che è grande quanto volete voi.
Ma nella vita mica si può avere tutto. Il perimetro è fissato. Fra tutte le curve a perimetro fissato, qual è quella che è l'area massima? Questo è un problema di ottimizzazione vincolato, significa. Perché c'entra Didone? La tradizione greca dice che Didone arrivò a capo del suo popolo nel luogo dove poi avrebbe fondato Cartagine, riuscì a irretire il re del luogo e ottenne il permesso di fondare una città. Notate, ragazzi, statevi attenti quando fate i patti con le donne. Dove? Nel luogo che poteva cingere con una pelle di bue. Il furbo re pensava, una pelle di bue, io le ho detto no. Quella prese una pelle di bue, ne fece una striscia sottile il cui perimetro era fissato, perché la potete tagliare sottile ma non troppo, e poi risolse il problema di Didone. Qual è la curva chiusa che racchiude l'area massima? Un cerchio. Prese questa striscia sottile di pelle di bue, tracciò una circonferenza ed ebbe abbastanza terreno per costruire Cartagine. Beh, questo è un mito, non sarà andata così, perché, però ci insegna tante cose. La dimostrazione che la circonferenza sia la curva a perimetro fissato che racchiude l'area massima antica è stata persa. Bisogna aspettare un signore di cui avete già sentito parlare, Lagrange, per ottenere una dimostrazione moderna del fatto che la curva chiusa che racchiude l'area massima a perimetro fissato è una circonferenza. A questo punto voi vi potete porre un bel problema di ottimizzazione. Allora, prendete una trave e in prima approssimazione vi chiedete qual è la forma della sezione di questa trave che mi dà rigidezza flessionale massima. Questo è un bel problema. Vabbè, guardate questa formula e dite, devi trovare una sezione che abbia un momento di inerzia alto. Figliate una travona con una sezione enorme e trovate un momento di inerzia enorme. Quindi vi rendete conto che dovete porvi un problema di ottimizzazione vincolata. Quale sarà il vincolo? Il vincolo sarà, almeno uno dei vincoli, il vincolo sarà: trova la sezione di momento di inerzia massimo fra quelle sezioni che abbia un'area prefissata. Quindi fissa l'area, cerca la sezione che abbia momento di inerzia massima. Perché voglio fissare l'area? I chili di ferro per fare la trave sono collegati all'area della sezione. Se bloccate la luce e bloccate l'area della sezione, avete bloccato i chili di ferro per costruire quella. Insomma, tenendo ferma la quantità di materiale, trova la trave che ha rigidezza flessionale massima. Ma i vincoli che avete imposti non sono ancora buoni. Perché? Allora, prima di tutto la sezione deve essere connessa. No, non è che potete fare una sezione con un pezzo qua e un pezzo qua, e non è una trave, sono due. Quindi dovete avere una sezione connessa. Poi, vabbè, e questo entriamo in alcuni dettagli tecnici nei quali non voglio entrare. Lo spessore di questa trave, della sezione di questa trave, non può andare al di sotto di una certa soglia, perché se la fate sottile sottile da qualche parte, lì la trave non regge i carichi. Ci siamo?
Ecco, allora, il problema è stato posto da un punto di vista matematico molto serio e la soluzione è stata questa. Dove questo spessore è lo spessore minimo tollerabile per avere una connessione fra le varie parti della sezione. È la trave del doppio T. Perché intuitivamente, vedete, quando fate l'integrale, questa è x con 1, quando fate l'integrale di x quadro, dovete prendere più massa possibile e la dovete portare più lontano possibile dall'asse di flessione x con 1. Quindi per massimizzare, questo è y con 1, voi dovete a massa fissata e senza andare al di sotto di un certo spessore trovare la forma a resistenza a rigidezza flessionale massima. Ovviamente il vincolo di massa fa sì che questo segmento non possa essere lungo quanto volete voi. Poi dovete mettere abbastanza massa lontano dall'asse di flessione in modo da massimizzare x2 quadro. Cioè, il problema non è banalissimo, ma usando la procedura di Lagrange si riesce a trovare che la sezione a rigidezza flessionale massima fissata l'area, quindi dato il vincolo di massa e dato il vincolo di spessore minimo, è la trave a doppio T. Quindi l'anima è solamente dell'accordo. L'anima? Funge solamente dell'accordo. Funge sì, per la flessione. Poi questa poverella sarà pure soggetta a trazione, quindi l'anima regge la trazione, c'è un'area. Ci siamo? L'anima funge da raccordo. Poi c'è la rigidezza torsionale. Cioè, questo è un'ottimizzazione solo per la flessione. Ci siamo? Non si può chiedere la botte piena e la moglie ubriaca. No? Se uno chiede troppo, la soluzione non è possibile. È ovvio, no? Però, per quanto riguarda la flessione, l'anima funge solo da raccordo. Fa in modo che ci sia un'unica trave. Ovviamente se lei fa l'anima troppo sottile, quella poi, questa non trasmette in nessun modo azione di contatto su quell'altro, negli altri, insomma, va bene. Se lei ha l'ala degli Spitfire della prima guerra mondiale, non c'era l'anima, l'avete mai viste quelle? Non c'era l'anima. E reggeva benissimo a flessione, peccato che si accartocciava a torsione. Quando uno chiede, no? Fa le cose esagerate, succedono questi guai qua, no? Quindi è tutto un gioco di ottimi. Uno deve mettere un'anima abbastanza spessa, perché sta trave mica reggerà solo a flessione, reggerà pure a estensione. E lei vuole che se applico una forza, mettiamola così, se io applico una forza ad estensione e non ci fosse abbastanza materia nell'anima, questa si deformerebbe in maniera indipendente da quell'altra. Per cui se la distribuzione di forze non è quella esatta di Semmelman, ma fosse una distribuzione per cui quella di sopra è più sollecitata di quella di sotto, lei non avrebbe una regione di Semmelman per cui lontano dalle basi si allunga come la soluzione di Semmelman. Avrebbe una trave di Semmelman da sopra e una trave di Semmelman da sotto che si deforma diversamente. L'anima interna serve a mettere d'accordo l'ala di sopra e l'ala di sotto e farla deformare come Semmelman ad estensione, per esempio. E come vedete, questi sono bei problemi per risolvere i quali uno deve sapere bella matematica. Quindi questo spessore, mettiamolo così, vabbè, visto, questi sono problemi pratici interessanti che provocano delle profonde discussioni di natura teorica.
quanto deve essere spessa l'anima perché a 3D dalla sezione terminale la soluzione sia quella di Semmering? Questa è una bella domanda che è risolta usando la teoria di Zanaboni-Fichera. Quindi i rapporti fra questo spessore, questa lunghezza sono bloccati dalla richiesta che quello si comporti come un'unica trave di Semmering anche per estensione, perché lei a una trave a doppio T chiederà di resistere a flessione e almeno di allungarsi e accorciarsi come una trave di Semmering. Ci siamo? Se invece non vuole che si allunghi un'ala d'aeroplano, che se ne frega dell'estensione? Nulla, perché non è mica il vento allunga le ali. Allora lei là non se ne importa niente dell'allungamento, ma si torce però, e quindi dovrà progettare l'ala, come vedremo nel problema di torsione, in modo che abbia rigidezza flessionale e rigidezza torsionale sufficienti. La domanda è sempre la stessa: che vuoi? Dimmi che vuoi e cercherò di ottimizzare. Ci siamo? Se uno ha solo il problema dell'ottimizzazione della flessione, allora può fare così: prende due elementi separati e questa resiste a flessione, meglio ovviamente. Sono due tiranti in ultima analisi, no? Uno che tira e uno che resiste a trazione e uno che resiste a compressione. Solo che poi se applica una forza normale, questo è fatto da due travi e ognuno si comporta in maniera separata, per cui le due ali non collaborano nei problemi a trazione e compressione lontano dalle basi, e uno invece vuole che collabori. Quindi l'anima serve a prendere una parte della trazione eccedente sull'ala superiore e portarla pure lontano dalle basi sull'ala inferiore. Ci siamo? Quindi questo è il discorso. Tutto ciò è stato reso possibile dalla soluzione di Semmering. Le travi a doppio T prima di Semmering non esistevano.